Romina Power brutale contro Albano, la lite è finissima malissimo, schiaffeggiata da lui, è scappata via. Cos'è successo? Sempre al centro del gossip, la coppia composta da Albano Carrisi e Romina Power. Già, si torna ancora a parlare di loro perché secondo il settimanale di Più, i due ex avrebbero avuto un ultimo duro scontro. Nuovi attriti tra l'americana, l'ex marito e ovviamente Loredana Lecciso, l'attuale compagna di Albano. Già, perché si apprende che Romina ha trascorso le sue vacanze estive in Puglia, ma tenendosi alla larga da Acellino San Marco. In Puglia Romina ha da tempo una tenuta tutta per sé, dove nel 2020 ha trascorso il periodo del lockdown forzato. Ma quest'anno ha deciso di affittare Villa d'Aquino, una dimora con piscina che si trova a oltre un'ora di distanza dalla città di Albano. Come mai neppure una visita? Come mai questa tensione e questi nuovi attriti? Secondo quanto rivelato da Di Più. Romina non avrebbe affatto gradito una delle ultime interviste concesse da Albano, in cui ha parlato di tutta la sua felicità al fianco di Loredana. Aggiungendo di essere pentito per il fatto di aver concesso in passato ad altre persone di inserirsi nel loro rapporto. Ma non è tutto, alcune fonti citate dal rotocalco affermano che persone dell'entourage di Romina Power avrebbero assicurato che la 69enne avrebbe invitato Albano a tenere a freno la lingua della compagna Loredana. Insomma, la Lecciso, di Romina, non deve parlare. E lo scontro, infinito, continua. Nell'intervista in questione infatti anche Albano avrebbe schiaffeggiato la ex moglie, ecco cosa ha dichiarato. Nel 1996 ha scelto la sua vita, spiega Albano oggi, riferendosi alla Power. Abbiamo avuto un gran bel passato insieme, poi è scesa la notte. Tutti pensavano che da uomo del sud quale sono non avrei mai potuto rifarmi una vita, io invece me la sono rifatta come era giusto accadesse, e ne sono orgoglioso. La sua seconda vita è iniziata con Loredana Lecciso, pugliese come lui. I momenti difficili ci sono stati, ma ci hanno unito ancora di più, ammette Loredana. Ci hanno permesso oggi di avere il giusto equilibrio. Siamo molto simili, più simili di quanto la gente immagini. E ha contato molto anche il rispetto delle reciproche individualità. Noi abbiamo i nostri spazi, li preserviamo, ma poi facciamo le cose insieme con entusiasmo, ci ritroviamo. Secondo il 78enne crooner di Acellino San Marco, il senso della famiglia è imprescindibile sia per lui sia per Loredana. Entrambi lo hanno fortissimo, siamo pronti a fare qualsiasi sacrificio per i nostri figli. Poi ci sono l'umiltà e la solidità, siamo stati bravi soldati. E questo nonostante il gossip, ciclicamente, tenda a dividerli per rilanciare la favola del ritorno di fiamma del vecchio amore, quello tra Albano e Romina. Ho permesso a troppe persone di mettere il becco tra di noi, sottolinea ancora la Lecciso, decisamente combattiva. Ora non consento più ad anima viva di varcare il confine della nostra coppia. 21 anni fa, l'inizio del loro amore. Mi ha colpito il suo carisma, ricorda Loredana, mentre Carrisi spiazza tutti, mi innamorai prima della sua famiglia che di lei. Ma niente matrimonio. Il nostro matrimonio è mentale, glissa Albano, mentre la Lecciso chiude il discorso, con l'età si capisce che ciò che abbiamo è frutto di una scelta che facciamo giorno per giorno. Siamo stati entrambi già sposati in passato. Forse 15 anni fa mi avrebbe fatto piacere il matrimonio, ma solo per una questione di ordine, ora non lo vedo come un bisogno. Sto bene con Albano e lui con me, conclude la Lecciso. Chi pensava in una cerimonia nuziale imminente resterà con l'amaro in bocca.